Abbiamo pensato a questa prima edizione della Gara dei Cervelli, che vuole essere un po' una sorta di ricominciamo tutti insieme, riattiviamoci su alcune materie, la matematica ad esempio, in attesa appunto della riapertura delle scuole. Il significato è semplicissimo, è continuare a coinvolgere in quella che è la vita di questo impianto, che ormai è un impianto a recupero totale, come definito dalla Regione Toscana nelle appunto nuove autorizzazioni, di coinvolgere tutte le fasce della popolazione e soprattutto di rendersi utili, perché questo è un impianto pubblico, quindi questa è una realtà utile al territorio, che tiene il territorio in sicurezza e che tutti i cittadini devono venire a conoscere. Ci fa piacere che in pochi giorni abbiamo raccolto una quarantina di adesioni, ma soprattutto che abbiamo accolto la collaborazione della Vasari e della 4 novembre, che oltre ad aver portato qua i loro professori ci hanno anche preparato i quiz e poi li correggeranno insieme a noi e poi spiegheranno a questi ragazzi gli errori che eventualmente hanno fatto. Ecco, mi è piaciuto moltissimo questo aspetto di questa collaborazione, condivisione di un problema e di trovare una grande disponibilità da parte degli insegnanti, degli educatori a continuare il loro difficile compito di educazione anche in un momento così complesso. L'importanza di collaborare con un impianto come quello dove ci troviamo in questo momento, per voi come istituto, che cosa significa? Ma noi abbiamo, come dire, un rapporto abbastanza consolidato con AISA, nel senso che veniamo tutti gli anni con un evento e portiamo qui di solito centinaia di ragazzi per cercare di far capire qual è il significato del riciclaggio, del recupero e del valore che rimane anche nelle cose che gettiamo nel cestino. Questo lo facciamo tutti gli anni, quindi c'è un aspetto di curriculum di educazione ambientale che curiamo da sempre. In più quest'anno la proposta invece si è declinata in questa gara di cervelli, che per noi ha francamente il valore più importante in questo momento, è quello di tranquillizzare le famiglie sul fatto che le cose che la scuola fa le fa curando al massimo gli aspetti della sicurezza e della prevenzione del contagio. Se la scuola mette in piedi un'attività, un'iniziativa, possono star tranquilli che lo faremo col massimo dell'impegno su questi aspetti di sicurezza. Insomma, questo test che cosa gli viene sottoposto? Allora, sono 10 domande per 4 materie, quindi 4 quesiti, 40 quesiti totali per italiano, matematica, scienze ed inglese. Sono a risposta multipla, quindi su 3 opzioni, e quindi diciamo riniziano un po' a ripassare il programma dell'anno precedente, perché sono ragazzi di seconda e terza media, quindi il programma di prima e di seconda. Conoscevate questo impianto? Sì. Come ne avevate sentito parlare? No, io ci sono venuto insieme a lui alle elementari. Ho capito che cosa si fa qui in questo impianto? Sì, si ricicla. Sono importanti giornate come queste dove si parla comunque di zero spreco, di rifiuti, di ambiente? Sì, abbastanza importanti, perché secondo me sarebbe tipo il nostro futuro, diciamo, il nostro futuro, sì. Chi non è mai stato qui ha l'immagine ancora del vecchio inceneritore, no? Una cosa grigia, fumosa. Ecco, quello è qualcosa che appartiene ormai al passato, direi all'archeologia, è qualcosa di veramente antico. E oggi venire qua, partecipare alle attività impiantistiche, rendersi conto che sì, c'è una linea di termovalorizzazione, ma piano piano verrà messa in posizione sempre più sussidiaria tutto il resto, che è ben più importante, perché è il recupero di materia. Ecco, fare questa vita e capire la realtà di questa impiantistica è assolutamente utile al territorio, altrimenti abbiamo dei cittadini non informati, e purtroppo ai cittadini non informati, come abbiamo sentito anche ultimamente, gli può essere raccontato di tutte. Questo non è giusto, perché sono aziende pubbliche, strutture pubbliche di tutti voi, che nascono per legge secondo proprio una programmazione molto tecnica su un dato scientifico e che servono a tutti.